first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. No. Buonasera. Presepiando, ecco, noi questa sera stiamo presepiando e per voi siamo venuti qui nella chiesa di San Nazario Eccelso perché è stato allestito un bellissimo presepe. È un presepe che ho trovato molto bello, nel senso che è il presepe classico, quello che ti aspetteresti di vedere in tutte le case, magari. Comunque è stata mantenuta questa bella classicità che a me piace molto. Ora io vorrei parlare con Don Alessio, che è il parroco di San Nazario, che conoscete. Buonasera Don Alessio. Buonasera. Allora, ci parli un po' di chi ha realizzato questo presepe così bello e soprattutto, come ho detto prima, che è stata mantenuta una classicità del presepe. Questo qui è grande, ma può essere più piccolo, fatto nelle case, però con questo gusto, diciamo, con questa rappresentanza. Bene, allora il presepe è stato fatto da un gruppo di persone che hanno dedicato tempo, energie per regalarci qualcosa di bello. E pensate che hanno iniziato già a fine settembre a progettare, a iniziare a mettere le prime cose. E è bello il presepe tradizionale perché ci ricorda una cosa principalmente, le varie figure, i vari mestieri, i vari personaggi stati rispettati, sì, nella compreso Gilindo, è vero, ci dicono una cosa importante, no? Che davvero chiunque, qualunque situazione viva nella vita, può avvicinarsi a Dio, al mistero, a questo Dio che viene. E poi ci dice anche un'altra cosa, a me piace sempre. Io a Natale vengo sempre poi a pregare davanti al presepe, un momento che non c'è nessuno, perché è bello anche dire, ma io dove mi metterei qui in questo paesaggio? Sarei più nascosto là dietro, uno che sbircia, uno che ha il coraggio di andare davanti, di andare indietro? Ecco, direi che uno dei messaggi che chi ha costruito questo presepe vuole darci è proprio un po' questo, quello di farci un po' riflettere su una presenza di Dio che ancora oggi possiamo ritrovare e riscoprire. Bello, lei se metto un po' così, lei che cosa ha scoperto cercando il suo personaggio? Che cosa ha individuato, con una curiosità questa televisiva per i nostri telespettatori? Ma è sempre bello quando si guarda una cosa, provare a immedesimarsi, ecco. Lei poteva essere
pastore con la pecora sulle spalle. Secondo me ogni volta che lo guardi puoi anche cambiare, perché voli. Esatto, il momento ti può portare. Sì, questo è un presepe che proprio far viaggiare. Ti fa sì, riflettere, perché in ogni angolo, in ogni personaggio c'è qualcosa da dire, da vedere, da capire. È vero, don Alessio? Allora, adesso lei mi deve dire chi sono i personaggi che hanno operato in questo presepe. Bene, sono tre persone che hanno deciso prima di tutto di provare a lavorare insieme, che non è una cosa da poco, è sempre una bella sfida anche quella, e poi di ognuno mettere le sue doti nel costruire, nel realizzare questo presepe, e sono Erika, Cristina e Giuseppe. Ora poi ve li presentiamo. E non conoscete assolutamente. No, già, visi non noti, Grazie, don Alessio, lei rimanga qui con noi ora, perché faremo poi un giretto con le nostre telecamere, col bravo Giuseppe Bruzzone, entreremo, porteremo i nostri amici a vedere il presepe un po' più da vicino. Ora l'abbiamo un po' coperto, ma volutamente, perché abbiamo voluto incuriosirvi. Grazie. Ecco, una delle persone responsabili, anzi direi a livello primo ideativo, è la signora Erika. Poi? Fasoli. Ecco, che abita a Varazze, sì. Però, eh? Sì. Forse anche un volto conosciuto, perché, vabbè, dovreste conoscerli. Ecco, lei è stata, diciamo, un po' che ha avuto l'idea di partenza, no? Sì, io volevo fare il presepe così grande, ed era tanti anni che lo dicevo, non riuscivo a trovare, diciamo, la compagnia giusta, perché è impegnativo, perché ci va tempo, ci va pazienza, e invece poi adesso è 4 anni che questo è il 4° anno che lo facciamo. Il primo anno con altre persone che poi per motivi vari, lavorativi e di salute, hanno dovuto smettere. Poi un anno l'abbiamo fatto piccolino in chiesa, perché era un anno di passaggio, non si capiva bene cosa volessimo fare, poi dall'anno scorso che ci siamo trovate io e Cristina in un sodalizio molto interessante, perché lei è molto, molto, ha una creatività incredibile e ha un grande buon gusto, allora a me vengono le idee e lei le realizza, e devo dire che i risultati, insomma, sono piacevoli da vedere. Certamente, indubbiamente. Senta, allora lei di che cosa si è occupata? Particolarmente in questo gruppo operativo. Non è facile da dire, nel senso che magari io dico, ma ci metterei i fiori lì, e lei mi dice, no, lì, un po' più in là. È una cosa, come dire, si ragiona insieme, non è che poi io non sono capace di fare chissà che cosa, mentre invece lei manualmente è molto più brava, infatti, non so, le piccole riparazioni o piccoli oggetti li ha fatti lei, proprio costruiti manualmente. Li ho provati, però. Vabbè, comunque il risultato si vede, è e dobbiamo fare i complimenti, sì, di aver fatto parte di questo gruppo operativo. Grazie. Grazie, tanti auguri signora Erika, e i complimenti ancora. Ciao, arrivederci. Ecco, Cristina è questa, quella delle idee, quella che la signora Erika diceva, sì, Cristina la conosco anch'io. Ed è un personaggio molto, diciamo, eclettico, che ha moltissime belle qualità, oltre che essere carina, anche una bella signora. Questo lo metto fuori del presepe, però molto vicino a Cristina. Senti, Cri, allora questo è il risultato, l'abbiamo visto. Siete una squadretta, quanti eravate a lavorare qui? Eravamo in tre. Questi tre. Poi l'altro lo presento. Lo presento dopo, perché l'altro è un soggetto che fa più. Sì, ecco. Senti, allora, che si vedono. Questo comunque è il risultato, certo. Cristina, sì. È vero? Sì, è lui. E ti sei ispirata a qualche cosa? Perché io ho detto prima che per me è il presepe classico, no? Certo. Ora ne vediamo tanti presepi, però uno è ambientato in un modo, l'altro è messo nell'altro, tutti bellissimi. Però questo è il presepe che ti aspetti di trovare, che l'avresti fatto anche in casa quando eri bambino,
Ecco, perciò questa è un'idea molto bella. A chi è venuta l'idea di questa topografia? Chi ha detto lì ci facciamo il bricco? Perché sappiamo che Betlemme è un paese che è un po' imbriccato, non è in pianura, non è... Ecco. Allora, diciamo che appunto tutta la struttura che vediamo l'ha realizzata Erika comunque, con le scatole, con tutto... Diciamo che io ho guardato più i piccoli particolari. Sì, però appunto abbiamo voluto creare un presepe tradizionalista, cioè classico. Infatti abbiamo anche la locanda laggiù in fondo, che è la classica locanda che non ha potuto ospitare Maria Giuseppe, quindi non l'avete inserita. Siamo riusciti a inserirla e è nata così e va bene. Allora, poi cosa hai fatto di altro in particolare? L'orto, esatto, l'orto, ci abbiamo messo l'erba gatto, le lenticchie, sono tutte cose. Molto bello. Sì. L'erba gatto, sono erbe vere quelle? Sì, anche le lenticchie. Le annaffiate. Anche il muschio. Dovete tenerle vive, sì, mi raccomando. Sì, infatti. Senti, ancora una domanda, le statuine artistiche di Albizzola, che sono queste le più grandi, vero? Quante sono? Perché sono vedo 36. Che il numero sì, già. 36. Una bella... Sì. Una bella presenza, sì, vero? Sì, sono 36, sono belle grosse. Sono costruite qui a San Nazario? Sì. Con le Alessio? Le abbiamo trovate, penso che le abbiano fatte da di sola. Sì. Vede una bella mano comunque, sì, ceramisti, sì. Senz'altro. Sì. Non so, magari non sono firmate, ma sì. Chi le ha fatte ci sapeva fare, certo, vero Cristina? Sì. No, sono belle. Non saluto sono Cristina, la ringrazio, faccio i complimenti. E buon Natale, buon presepe Cristina. Grazie. Ciao. Grazie. E ora prendiamo il responsabile maschile, perché finora abbiamo visto due belle signore. Il responsabile maschile non è altro che questo personaggio, che questa volta è un po' davanti alle telecamere, perché mi deve raccontare anche lui, parlarmi un po' di questo presepe, dell'idea, come venite, siete partiti, che problemi avete dovuto superare, perché certamente non è una cosa semplice e facile, Beppe, è vero? Sì, no, assolutamente. Allora mettiamo la retromarcia e iniziamo a raccontare perché la mia presenza all'interno della chiesa di San Nazario, coadiuvata dalle altre due ragazze, e specialmente nel fare il presepe. Il presepe è stato in primis mia moglie che me l'ha girata nella schiena. Mi sono fatto male in palestra, mi sono strappato il gemello sinistro e una mia carissima amica, la quale che ha intervistato prima, la Cristina, ha portato suo figlio a casa mia a giocare alla PlayStation con mio figlio. Prima hanno fatto i compiti, maestra, hanno fatto i compiti e poi hanno giocato alla PlayStation. E io, non potendomi né muovere né fare allenamento, fare nulla, giravo con le stampelle, poi avevo la gamba mi faceva abbastanza male, e siccome ho una discreta manualità nelle operette, nelle piccole cose, nelle grandi cose, sono stato, non sono un grande genio, ma le mani ce l'ho buone, da grande impastatore. Ho iniziato, mia moglie, coinvolto, sì, no, mia moglie che ha lanciato il dardo alla Cristina, che la Cristina ha detto perché no, siamo in due, perché come sappiamo bene nel volontariato siamo sempre molto ristretti, tutti si lavano la bocca, ma certo, ce n'è veramente pochi, vedendo anche da noi come televarazze. Allora niente, ho iniziato a vedere dei videocorsi di una signora spagnola su YouTube, mi sono avvicinato, mi è piaciuto. Appassionato e avvicinato a questa cosa, che non sarebbe stato una mia, perché io un presepe non l'avrei mai fatto in vita mia. Infatti però, io mi sono sorpreso. Sì, difatti parecchie persone si sono sorprese, e a dirti la verità ci ho messo quella passione, quell'entusiasmo che ha reso delle, io non dico delle piccole opere d'arte, ma io ho messo mio cuore, ho fatto il massimo. Si vede, Beppe, si vede. La Cristina I casa particolari mia, sono curati, vuol sì, dire che ci avete guardato. La Cristina a casa mia ha portato dell'espanso, è stato disegnato, ritagliato, a pensare che se voi vedete là c'è un castello esagerato, che prima era partito in primis come una casa di campagna, un rudere, solo che era talmente tanto grosso che la Cristina mi ha detto forse è un po' esagerato, e a lei è venuta l'idea di parlare, di cercare su YouTube il castello del re dell'imperatore Erode, no? Erode, sì. E allora abbiamo, da lì
abbiamo sviluppato tutto. Poi, siccome ho fatto anche ho il diploma da geometra, mi sono fatto tutti gli angoli, tutti gli spigoli, ho studiato le quote, eccetera, ecco, eccetera. Si vede. È stato intagliato prima col cutter, poi è stato cesellato col bisturi, ogni tanto qualche dito partiva. Poi negli inserti all'interno, prima si dava sulla base bianca, si dava tutta una base marrone dei colori, quelli sì, di fondo, dei colori ad acqua, che possono essere Giotto o qualsiasi altra marca, l'importante è che siano a colore. Poi con una siringa, senza ago ovviamente, nelle fessure si metteva, allora nella siringa una miscela di, non so, 70% di Vinavil diluito col 30% o il 20% di acqua, così era più fluido. Si metteva precisamente in tutte le fughe, poi sopra si gettava della sabbia da fiume, perché la sabbia da fiume è tutta più o meno simile, non ha pezzi più grossi, pietre più piccole, non ha sporcizia all'interno. Poi si scrollava, la sabbia in eccesso ovviamente cadeva, si lasciava asciugare, poi si faceva un'altra base di colori, poi si spazzolava e poi si rifiniva con i colori che vedete, che c'è del grigio, c'è del marrone più scuro, del marrone più chiaro, e poi asportando, usando anche la spazzola in ferro, uscivano dei colori, una misura di colori che era inedita. Difatti non è tutto uguale, ci sono dei colori più, alcune volte a dire la verità sono stati voluti, ma la maggior parte delle volte non sono stati voluti, però hanno un bel effetto. Molto bella. Dopodiché ho visto che questa cosina andava bene, allora mi ha detto: potresti fare anche qualche casetta. Ho fatto quella lì per metterla a distanza, perché Erika aveva deciso di fare delle belle montagne e non potevo fare delle case troppo grosse sulle montagne lontane, distanti, e dovevo dare un rapporto di proporzione. E poi niente, abbiamo iniziato a fare il fienile che è lì sotto la cascata. Poi alla destra è uscita un'altra casa di montagna che è stata curata nel particolare, che mi hanno suggerito le mie due collaboratrici, anzi sono io il loro collaboratore. E abbiamo tagliato delle cassette in legno, abbiamo fatto il tubo di scarico, poi siamo andati da Don Claudio Doglio, che lo saluto, che ci siamo fatti regalare delle canne di bambù, sono state tagliate, separate, pitturate e incollate. E poi successivamente sono nate altre cose, come le fasce, poi anche il pozzo è stato realizzato tutto con del silicone espanso. Poi niente, le due signore hanno voluto che dare movimento al presepe, hanno valutato di metterci una cascata, però nessuno di noi l'aveva mai fatto, e grazie a quella signora su YouTube che dava delle spiegazioni ottimali, l'abbiamo fatto con quella schiuma che usano gli idraulici. Abbiamo fatto prima l'intelaiatura con delle scatole e supporto, sì, un'intelaiatura che mi supportava tutto l'espanso. Poi abbiamo messo sopra l'intelaiatura, che poi lì verso il fondo dove viene giù la cascata, è un tubo. Viene un proprio tubo convogliato che convoglia l'acqua dall'alto verso il basso, cioè dai monti alla valle. Poi è stato ricoperto da un materiale plastico, perché la spuma è porosa e avrei avuto delle perdite. E niente, poi abbiamo riversato tutta questa schiuma, e per dare questo effetto qua, che è la prima volta che faccio in vita mia, è lo stesso percorso, cioè le stesse gesta per costruire la fontana sono le stesse che abbiamo fatto anche la capanna. Abbiamo spruzzato, appena è stato spruzzato, riversato il prodotto, lo abbiamo bagnato con una miscela d'acqua e acqua sapone liquido, per presumo che blocchi l'espansione e riesca a catalizzare meglio la schiuma. Poi l'abbiamo levigato con dei guanti, perché è tossica, e poi toglierla dalle mani sarebbe stato brutto, e abbiamo usato la stessa sabbia di fiume lanciandola, che dava quell'effetto che, se vedete, è un effetto tipo pietra, viene bucato. Poi abbiamo fatto una base di marrone e poi andare avanti tutte le altre basi con degli altri colori, e questi qua sono gli effetti. Ovviamente la grotta l'hanno voluta leggermente più chiara, invece
la cascata ovviamente ci deve essere del marrone, del verde, del grigio, perché abbiamo fatto denotare anche l'usura, o l'usura delle pietre, che quando passa l'acqua le usura, le schiarisce, o se no anche dalle parti dove è più umido, che ci potrebbe essere, come vedete lì hanno inserito anche il muschio, potrebbe esserci anche dell'umidità. E poi il tutto va a finire in una vasca che è un bellissimo laghetto, che è stato anche addobbato con lo stesso procedimento all'interno, perché se vedete non è una vaschetta semplice, è una vaschetta con tutti i muri, ovviamente con la stessa procedura spruzzata. E poi il nostro gran problema è aspirare l'acqua da questa vasca qua e portarla su. O si metteva una pompa a induzione delle lavatrici, però secondo me era troppo potente, troppo e avrebbe veloce. Fatto, volgarmente chiamato, un rugio esagerato, avrebbe bagnato tutto il presepe. Il papà della Cristina ha fatto due casse di raccolta, una è questa qua e una è dietro, all'interno del presepe, che nessuno può vedere, e abbiamo svelato quell'arcano. Abbiamo inserito lì una pompa d'acquario meno potente e dall'altra parte una più potente, perché doveva vincere l'altezza, certo. e l'abbiamo regolata, perché è stato abbastanza difficile, perché una pompava di più, una pompava di meno, sì. Le due casse d'acqua sono completamente diverse, una più larga e una più ristretta e via. Mi hanno chiesto anche di fare, se riuscivo a fare delle piccole opere d'arte, che anche lì mi sono stupito perché non da me. Aspetta che ne prendo una, adesso questa è un taglia erba, no? Potete vedere una falce, una mesuia genovese, no? Che la usava mio nonno, che era un contadino. Questa l'hai costruita tu? Sì, no, tutti gli attrezzi più o meno l'abbiamo fatti noi, che è una latta disegnata, ritagliata, e poi abbiamo incollato un manico come questo. Se vedi bene ci sono anche delle cazzole, c'è una cazzola qua, c'è un rastrello, c'è un'altra mesuia, c'è una falce, c'è una zappa. L'orto attrezzato, sì, no, ma è e stato anche bello. Anche il muretto è molto bello. Il muretto è stato fatto con l'espanso, che ho detto è stato intagliato, tutto lavorato. Poi si può lavorare in alcuni modi l'espanso. Se te volessi dare l'effetto come è stato fatto qua di pietra, usi una spazzola di quelle in ferro e picchetti al di sopra di tutta la superficie esterna, così dà effetto pietra. Invece, per far sì, come quella casa là col tetto di legno, che è stato fatto di cassette di pino, di pinaccio, però serve anche quello, è fatta in legno, cioè è fatta come se fosse fatta in legno, è stata strinata, abbiamo usato quella spazzola, è stata striata, abbiamo rigato e abbiamo fatto l'effetto tavola. Niente. Ecco, questo è il trio che ha operato per realizzare questo bel presepe, che valeva la pena che Beppe ce l'avesse illustrato anche sotto il profilo tecnico meccanico che è stato adoperato. E io vi ringrazio per questa presenza, ringrazio Cristina, ringrazio Erika. Magari c'era Erika che voleva aggiungere qualche cosina anche delle lampadine, come sono state messe, perché qua sembra una cosa stringata, ma sappiamo, Erika, tre mesi. Mi pare delle lampadine, dai. Beh, le lampadine abbiamo disposte, insomma, così, abbastanza artisticamente. Abbiamo anche l'ausilio di due validi elettricisti per quel che riguarda l'impianto giorno-notte, e perché nelle case, quando scende la notte, si accendono le luci, perché insomma ci sono piccole cose che continuano a girare, tipo questa fontana, eccetera. Queste statuine risalgono agli anni 70-80. Però abbiamo perso completamente i dettagli di chi le ha fatte, eccetera. Sappiamo che sono state donate da una signora di Varazze, che le ha fatte fare ad Albisola e le ha donate alla parrocchia. E sono state usate per tanti anni, perché c'è stata un'interruzione, ma negli anni 80 il presepe veniva fatto e si usavano. Infatti sono molto belle, molto colorate. Quando sono arrivata la prima volta, erano tanti anni che non le usava nessuno, erano tutte coperte di polvere, e lavandole sono usciti questi colori molto vivaci, sono veramente più belli. Può prendere una che la facciamo vedere? Prendiamo la questa, la ballerina. Ecco.
Guardate in primo piano Giuseppe, guardate, bellissima, guardate i particolari, con l'agnellino in braccio. Ed è. Questa è una bella, sì, questa è proprio Albisola, si vede la ceramica. Tra l'altro la signora era una signora anziana che poi è mancata, abbiamo anche, presumiamo di sapere se si chiamasse Narizzano, ma non sono neanche sicura che sia il cognome giusto. Se eventualmente qualcuno avesse dei dettagli da darci, diciamo? Sì, se qualcuno ha conosciuto questa storia, che ha conosciuto questa signora, ce lo può far sapere, ci fa un gran regalo, perché così sappiamo che ringraziare, certo, queste opere d'arte. Okay. Grazie. Allora io stavo chiudendo, continuo a chiudere con questi bei personaggi che sfuggono, scappano, parlano, non parlano. Beppe Codino, eccolo, è qua, avete capito quanto ha operato lui, perciò ognuno di loro, di queste persone, hanno fatto in modo che si realizzasse questo bellissimo presepe che io ho osato definire classico, che è il presepe che io amo di più, sì, quello delle famiglie, quello che vai nelle case, magari più piccolo, ma trovi questo tipo di presepe. Venite a visitarlo, è veramente molto bello, ne vale la pena. Io ringrazio Cristina, Erika, Beppe Codino, che avete visto che bel personaggio, e in ultimo ringrazio anche Giuseppe Bruzzone, che in questo momento mi sta riprendendo per portare nelle vostre case questo presepe. Adesso io voglio ringraziare anche te, che sei sempre presente con la nostra televisione, dici te, Appidani, che vi porta nelle vostre case ogni qualvolta tutto quello che succede a Varazze. Voi siate con noi e noi saremo con voi. Allora auguriamo, vogliateci bene e tanti tanti auguri di buon Natale e di un felice nuovo anno a tutti voi. Grazie per averci seguito, alla prossima, buonasera a tutti, buonasera. Songs employ while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his